Giorgia, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi è giorno di festa, è giorno di gioia, come dicevo all'inizio dell'accoglienza, è giorno di gioia anche per un motivo per cui stiamo celebrando anche questa Eucaristia, che è ringraziamento al Signore, ringraziamento per il dono di una nuova sorellina che ci viene ad inserirsi in questa comunità cristiana di Giorgia. Che possa essere veramente una ministra del Vangelo, una ministra del Vangelo, per poter essere una cittadina degna del Vangelo, e soprattutto mi auguro che sia una portatrice di comunione, una portatrice di bontà, una portatrice di pace. Quando con le mani tocchi tutto e tutto tuo, quando guardi le figure di animali che son lì per te, io ti adoro prima di mangiare urli e non ne vuoi sapere. Quando senti che ti chiamo e non ne hai voglia, lì mi fai impazzire. Per te vivere è come una favola, come se il tempo non passasse mai. Uno, due, tre, gioca con me, batti le mani. In braccio di un centimetro da me, con le dita mi graffi la faccia e ridi consapevole. Per te vivere è come una favola, come se il tempo non passasse mai. Auguri Giorgia per il tuo battesimo. Auguri Giorgina, ti voglio bene.